Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo video ci occuperemo della manutenzione del tringiaerba. Avevo fatto già un video, uno dei primi video in cui facevamo un po' di pulizia al tringiaerba, ma in questo video sarà molto più approfondita. Ora vi faccio vedere le parti che andremo a pulire. Andremo a pulire il filtro del carburatore, che è questo, come nell'altro video, e smonteremo poi. È successo un piccolo incidente, si è spaccata questo carterino dove c'è la cinghia che dà il moto al rotore, e questo dove ci sono delle cinghie che danno il moto sia alla cinghia per il rotore sia al cambio e quindi alle ruote. Andiamo a smontare. I cartellini sono stati smontati, è stato abbastanza semplice. Ci sono 4 perni da 13 per ogni cartellino da smontare. Questa è la cinghia che dà il moto al rotore, è una cinghia particolare che già ho cambiato una volta e costa 45 euro. Questo è invece quello che c'è sotto l'altro cartellino. Quindi abbiamo questa cinghia dentellata che trasferisce il moto poi a quest'altra cinghia per far girare le ruote. Mi sa che al rotore il moto del motore arriva direttamente tramite quest'asse. Ho notato poi che c'è un problema, abbiamo questa cinghia da sostituire. Infatti notavo che facevo un po' di bizze per muoversi. Questa non l'ho mai sostituita, quindi da 2 anni circa, 1 anno e mezzo. Ora do una pulita. Per ciò che riguarda la sostituzione della cinghia consumata, ora vi faccio vedere come funziona l'area ricambi del sito AgriEuro. Entriamo nel sito AgriEuro, andiamo nel nostro profilo, negli ordini, area ricambi, poi selezioniamo il prodotto per cui dobbiamo fare la sostituzione, si carica l'esploso di tutte le parti e scegliamo il prodotto che dobbiamo sostituire. In questo caso è la cinghia numero 16. La selezioniamo dalla lista accanto, costa 20,84 euro, e confermiamo l'ordine. Andiamo nel carrello, il problema è che ci sono 10 euro di spedizioni, quindi 20,84 euro più 10, 30,84 euro. Vediamo se è conveniente. Torniamo alla pulizia. Dopo la pulita la situazione è questa. Questa è la situazione del filtro del carburatore. Devo dire abbastanza messo male. Ora devo cambiare l'olio, dare una pulitina. La situazione del filtro del carburatore ora è questa, diciamo abbastanza pulita. Ora devo riempire con l'olio questa vaschetta fino a questo livello e poi
e rimontare tutto. Andiamo a rimontare i carter. Ultimo step, diamo una lavata.